mancano allora due bersaglioni. Siamo ormai... Oso dire più di metà della storia. E comincia il nostro viaggio verso... Oh, Damasco. E questa volta lasceremo stare Gerusalemme. Quando hai terminato i pugnali, rifornisciti tornando. Nella coloratissima Damasco, magari si esce dall'altra parte. Ok, e allora sarà distretto medio. Quel punto di osservazione è veramente vicino. Buono così. Ma mi odiate così tanto? Mi sto così sul cazzo? È incredibile. Intanto andiamo col primo punto d'osservazione e poi vediamo che fare. Sette punti, beh, dai, è onestissimo, onestissimo. E intanto abbiamo già tre soccorsi da fare, il che è buono. Direbbero buono comer pane, ci sono degli eruditi che passeggiano. Certo che nella minimappa potevate darmi un paio di indicazioni, qualcosa. Così io non vedo un cazzo. Voglio Damasco liberata. Qualcuno mi aiuta! Banderina. Ops. Ops. Ne ha ammazzati due, buono. Ultimo. Boom. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Perfetto, signora. Trova informatore. Andiamo prima con i soccorsi. Uno su otto. Dai sempre meno, ragazzi. Mi ricordo la volta che ce n'erano 12, tipo. Oddio, un altro che vuole rompermi. Oh. Hai detto la persona sbagliata. Cioè, sono circondato da 5 per non aver fatto niente. Però li devi ammazzare, Altair. Ovviamente se ne è aggiunto un altro. Poi e non gli finisce. E se ne aggiunge un altro nel frattempo. Posso fermare?
Va bene, basta, mi sono rotto i coglioni. Più ne ammazzo, più si aggiungono. Sono rotto le palle. Non fatelo scappare. Lì c'era un soccorso, ma è andato palesemente a fanculo perché siamo palesemente circondati da tutto e da tutti. Dovevi arrampicarci, cioè appenderti, però ok. Perché io cerchio l'ho premuto. Sincronizzazione. È l'unica cosa che rimane da fare, così andando in alto perdo il livello di ricercato, perché non, se no non si può fa. Adesso non ci capisco più un cazzo. Non ci capisco più nulla. Vabbè, c'è un soccorso qua davanti, sei d'accordo? Lasciali andare. Sei finiti? Sì, vabbè ragazzi, però non è possibile. Ok, ho capito. Non mi dire che devo far fuori tutti, perché non ci credo. Tra l'altro sto perdendo un botto di vita. Meno tre. Tu muori così. E tu muori così. E il soccorso doveva essere lì. Però è evidentemente. Ok. Ok, si può fare il soccorso. La donna non è scappata. Sono diverse adesso. Ecco, grazie. Non hai speranza con te. Vabbè. Sì, vabbè, dammene altre dato che ci sei. Così. Buono. Cioè, ho perso 2 di vita per questa cosa qua. Devo guadagnare qualche punto vita, se no ragazzi vengo finito qua. E vabbè, l'ho appena guadagnato, l'ho perso, fantastico. Mamma mia, che obbrobri mi tocca fare. Ma che obbrobri mi tocca fare. Spostatevi, presto, che cosa, attenzione.
Un altro guadagnato. Devo almeno riempire la prima barra, ragazzi. Ok, dai, possiamo combattere. Vabbè, non si può. Bravo, così ti voglio. Altri due, ovviamente. Non ti bastavano, vero? Quelli che c'erano già non ti garbavano. Buono. Fatevi avanti, forza. Ops. Non lo ammazza, non lo ammazza, non lo ammazza. Adesso sì. Oh, ripristinata tutta la salute, godo. Preso in controtempo. Dai, l'ultimo. Madonna, ma quanti ne ho fatti fuori? Mi avete salvata. Tutta la mamma mia. Due su otto fatti. Ma c'è... Audio... Ci sono tipo quanta gente ho ammazzato nella storia? No, non c'è. Non puoi scappare per sempre. Peccato. Per esempio, in Assassin's Creed 2 te lo dice. Quanta gente hai ammazzato? Cosa ci fa? Nessuno vuole aiutarti! Nessun Hakir! Va a Bowie Day che c'è te a Derek! È scappata, niente, ecco. È inutile anche provarci. Sapevo che sarebbe andata a finire così. Mi trovo in una posizione veramente scomoda dove non posso fare niente, ragazzi. Non posso fare niente. Non puoi procedere oltre. Hai vestito tu! Madonna, ma quanti sono? Ma raga, no, vabbè, ma così è. Così è disumano. Così è disumano. Ma, cioè, ora io capisco tutto, no? Perché io capisco tutto, però io così. Cioè, io non posso fare niente. Cioè, io così qualsiasi mossa faccio. Sono. Ho le mani legate. Qua c'è la prova informatore che non posso fare. Ragazzi, no, praticamente. Io qua, guardate qua. Guardate qua, c'è. Cioè, tutti! Cioè, ma un gioco non lo puoi rendere più difficile solo facendo così. Rendi più difficili i soccorsi. Rendi più difficili. Che ne so. Le task degli informatori le ha già rese più difficili, va bene. Però ragazzi, cioè io non posso passare il gioco a scappare e uccidere persone. Già prima ho dovuto fare una carneficina gratuita perché sennò non mi lasciavano in pace.
Cioè, piuttosto aumentate gli uomini durante i soccorsi, che ne so. Però così, ragazzi, è ingiocabile. È ingiocabile. Ma bravo. Bravo. Perché adesso esco? Che Dio lo salvi, è andato fuori di sé. Qual è quello più vicino? È l'informatore che è lassù, ovviamente. Ovviamente. Chi è stato? Non è stato nessuno. Si è buttato di sotto da solo, non rompere i coglioni. Dove sei? So che sei qui da qualche parte. Ma perché? Cioè, adesso ci mancava anche il coglione che ti respinge. Mamma mia, ragazzi. Eccone un altro. Cioè, non bastavano quelli di prima, no? Non bastavano. Mamma mia, com'è strutturato male sto gioco. Dall'inizio lo dico, è strutturato malissimo. E ripeto, capisco che è del 2007. Piripipiripa. Bipolco, sparisci prima che ci pensi. Spalisco, non ti preoccupa, spalisco. Spalisco, ma dove vado? Ecco un altro coglione. Ok, adesso non scappa. Ops. Fuori uno. Fuori due. Sta diventando stressante, ragazzi. Palesemente stressante. Dai, più uno, ti prego. Basta dopo questo. Bene, godo. Chi la dura la vince. Prova informatore. Vita salvata. Tutta la città saprà del nostro sacrificio. Che è successo? Chi ha visto cosa è successo? Io no. Mi avete davvero colto di sorpresa. Sì. I nostri padri e i loro padri prima di essi brancolavano nel buio. Cosa fa quel pazzo qua? Abbiamo l'occasione di un nuovo... Peccato che il parkour sia così lento. Non puoi stare qui. Vattene. Ecco, non deve essere qua. Muori, infedele. Non è qua l'informatore. No, non è qui l'informatore. No. Non è qui l'informatore, no. Era andato in anonimo fino adesso. No. E ricomincia la rumba, ragazzi. Ricomincia la rumba. Vattene da qui.
Dov'è questo informatore? Puttana, fatelo scappare! Chi me vuoi nei mix storsus? Porco eretico! Chi me vuoi nei mix storsus? Devi andare subito lì dentro, bravo. Io non so dov'è quell'informatore. Non lo so. Venite a vedere cosa da offrire. È tutto il nuovo. Io, ragazzi, sto perdendo del tempo. Praticamente a... falso profeta delle loro menzogne. Ma poi la via parve chiara a Jubair e gli vide ciò che andava fatto. Comprese che, avendo appreso la verità, era suo dovere diffonderla. E come la via è apparsa a lui, così è stato. E io la mostrerò anche a voi. Se i nostri padri e i loro padri prima di essi brancolavano nel buio, non si... Facciamo l'informatore qua. Cos'è? Predicatore? Non lo so come si chiama. Lasciate che Jubair vi guidi alla rivelazione, che vi guidi alla luce. Jubair vede le cose come sono davvero. Vede il veleno che avete nel cuore e nella mente. Egli s'adopera per rimuoverlo. Togliete tutti i testi dalle case e dalle scuole! Dateli a noi! Devono essere distrutti! La pagherete molto! Volete forse battere? Grazie. Ma non ho fatto nulla. Ma non ho fatto nulla, ragazzi. Non ho fatto niente. Raga, non ho fatto nulla. Non ho fatto niente. Ma no, ma no, ma no. Tanto avevo anche già quasi ucciso, perché gliene avevo date diverse. Che palle però. Cioè, così non c'è neanche divertimento. Cioè, io agli altri Assassin's Creed non la ricordo una cosa del genere. Cioè, con tutta l'onestà possibile del mondo, ma io agli Assassin's Creed dopo non me la ricordo una cosa del genere. Io so che c'è il livello di ricercato e va bene. Tutti ti cercano di questi tempi, come me del resto. C'è una taglia sulla mia testa e devo preparare la famiglia per tornare a Masyaf questo stesso pomeriggio. Ti spiacerebbe finire il mio ultimo incarico in cambio di informazioni? Bisogna eliminare degli uomini no. Del quartiere di Jubair. Fai in fretta, amico mio. Cinque? Cosa? Chi è stato? Avete qualche moneta? Ho bisogno di cibo. Uno è lui. Pochi soldi, vi scongiuro. Dobbiamo fermarlo prima che abbia l'opportunità. Vi interessa qualcosa? Quella città è nostra e lo è sempre stata. Ed è nostro dovere difenderla fino alla morte. I crociati devono essere annientati. Uno. Sia lode a Salah al-Din. Egli ha trovato la forza di mettersi a difesa della nostra grande civiltà. È uno, ma è uno e basta. La nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Dobbiamo resistere. Dobbiamo respingerlo. Siate cauti, amici. Il secondo è là sotto.
Siate forti! Forti come Salaltin! E contrastate i nostri nemici con qualunque... Non capisco, non ho niente! Due. Ok, scappare dopo che uccidi è utilissimo comunque. Non è nessuno di quei due lì. Ma dai, ma perché devi far così? Tre. Dai, ti prego. Queste non sono guardie. I nostri padri e i loro padri prima di essi brancolavano nel buio. Non significa che dobbiamo fare altrettanto. Abbiamo l'occasione di un nuovo inizio. Lasciate che Jubair vi guidi alla rivelazione, che vi guidi alla luce. Vivete nella menzogna, circondati da false. Il quarto è questo. Create da uomini empi che cercano di dominare la vostra mente. Li nascondessimo. Non lo posso uccidere così. Sarei scoperto tempo zero. Non potranno più nuocere. Un tempo egli era un insegnante, un falso mamma mia, le loro menzogne. Ma poi la via parve chiara a Jubair e gli vide ciò che andava fatto. Per me è che c'è il tempo. C'è il tempo. È suo dovere diffonderla. E come la via è apparsa a lui, così è stato per me. E io la mostrerò anche a voi. Vivete nella menzogna, circondati da false cognizioni, create perché da uomini empi che cercano di dominare la vostra mente. Infatti è quello che sto facendo, zio. Dovrebbero ancora essere scoperti, ma ridotti in cenere quei testi non potranno più riconoscere. Vivete nella menzogna. 5. Sì. Create da uomini empi che cercano di dominare la vostra. Non è una Batman d'Andele che potrà lavorare un cielo. Qualcuno mi vuol dire perché fa così. Ok. Questa l'ho tryhardata al massimo, però ha funzionato. È una gioia vederti tornare così. Sì. E per sì, tutto intero. Sì. Devo tornare sì, con la mia famiglia. Sì. Ma prima di andare, tieni questa. È la mappa che indica dove gli eruditi vogliono bruciare libri e altre fonti di sapere. Sii cauto e che il futuro possa farci incontrare molto presto. Darò la tua benedizione alla mia famiglia. Vi piace qualcosa? Jubair brucerà i libri. Trova il fumo, perfetto. Io fumo lo trovo benissimo, zio. Allora, proviamo a andare a picchiare questo scemo qua. Oh. La prossima volta state prima di essi brancolavano nel buio. Non significa che dobbiamo fare altrettanto. Pugno. Abbiamo l'occasione di un nuovo inizio. Lasciate che Jubair. Se ne sono andati praticamente tutti, quasi. Che vi guidi alla luce. Jubair vede le cose come sono davvero. Vede il veleno che avete nel cuore e nella mente. Lo vedo adesso io il veleno con sto gioco qua. Togliete tutti i testi dalle case e dalle scuole. Dateli a noi. Devono essere distrutti. Da piccolo paraviglioso. Dai. Bene, godo. Godo. La violenza non è la risposta, figliolo. A volte sì, invece. Dunque parlate, tratterrò la lama. Quali sono gli intenti del vostro maestro? A che scopo distruggere tutto il sapere? Osiamo le pietre per costruire una strada che presto molti percorreranno. Essa conduce a un domani migliore. Non è ciò che vedo. Allora sei cieco. Le parole su quei libri sono veleno. Jubair ha l'antidoto. Ci libererà tutti dalle loro menzogne.
Ciò che dite non ha senso. Avete perduto il senno. No, non perduto, ma trovato. Ma cosa? Il mondo per ciò che realmente è. Egli mi ha mostrato tutto questo. Io sono illuminato. Siete un fanatico, sì, come gli altri. E anche pericoloso. Dalle candele del cimitero adesso. Cambia nulla. Noi non abbiamo paura. Dovreste. Ed eccolo lo scontro, lo volevate? Eccolo qui. Eccolo qua lo scontro. Vi mancava? Se vi mancava vi ho accontentato. Vabbè, ma dopo una cosa così, cioè, io ci posso anche stare, eh. Cioè, a parte tutto, ci posso anche stare. Cosa ci fai? Tanto io la mia missione l'ho portata a termine, quindi buona. Devi correre lì dentro. Vai. Grande. Grande Alter. Vai. Attento a dove andate. Qua c'è un'altra prova informatore. Ma cosa, che cazzo di spicciolo vuoi? Infatti esistevano gli spiccioli in quel periodo lì. Boh. Vieni informatore, vieni a me. Brutte notizie, fratello. Ho ucciso. Banderine. Stamane. Beh, a dire il vero, questa è una buona notizia. Gli ho anche trovato addosso una lettera che ho dato a Numair. Doveva consegnartela, ma dall'espressione sul tuo volto sospetto che non l'abbia fatto. Affrettati su, non perdere altro tempo con me. Cerca Numair e prendi quella lettera. No, 180 metri. Cosa fa? Oddio, non l'ho mai fatta questa prova qua. Lo devo derubare? Va bene, via. Giù, per terra. Perché mai si comporta? Siete un idiota! Che succede? Da cosa scappo? Per andare. Non scappo da niente. Ho un minuto per fare 100 metri, è diverso. Siccome non sono Leao che li fa in 10 secondi, devo correre. E qualcuno lo stia inseguendo. Dovrei ucciderlo. No, dov'è? Dov'è? Sopra, sopra. State facendo questo? Non sono affatto niente. Lasciatemi andare. Che Barry Jackson. Altair. Ecco, tieni. Ma dov'è? Ti ho cercato ovunque. Oh, finalmente posso tornare a Masyaf. È l'ultima volta che mi offro di fare un favore a qualcuno. Ok. Jobert si trova nella madrassa. Circondato dai suoi fedeli. Beh, ovviamente, volevi che fosse circondato da assassini? Povero illuso. A questo punto mi trovo qua. E allora? Se tanto mi dà tanto. C'è un punto d'osservazione e io andrei anche a farlo. Dobbiamo resistere! Dobbiamo respingerlo! La mia famiglia è in alto. Venite, venite. Avete qualche momento? Siate cauti, amici! Vi prego, avete qualcosa da darmi? Sei cane o povera, malata! Ho il cazzo da darti, se vuoi. Non ho niente! Ci tenta di continuo! Siate forti! Forti come salati! Prego, beh, ma tanto non devo fare nessun'altra missione particolare, quindi... posso anche... farmi cogliere, tanto devo andare in alto qua. Per fortuna finora i punti di osservazione non si compromettono se sei ricercato. O è lo scontro aperto, come volete chiamarlo voi. Che brutta torre che è, mamma mia. Vai su, forza. Ci vedi tantissimo da lì, vero? Intanto raccolgo una bandierella. Puoi procedere oltre. Non procedo oltre, non ti preoccupare.
Ok. Ho bisogno di cibo. Ho tanto fame. Sono pochi soldi che sono qui. Ecco, lo sapevo. Ok, qua penso ci sia veramente poco da fare. Ho voluto la bandierina e questo è il prezzo della bandierina. Che poi se vedono i corpi ti riattaccano perché sanno che sei stato tu. Quindi il gioco vale fino a un certo punto. Godo. Chi scherza col fuoco prima o poi si brucia. E è stato il tuo turno. Spionaggio. Panchina. Quanto lo amo lo spionaggio. Non devi far nulla. Sentirlo parlare. Si può fare. Ma dobbiamo essere accorti. Ancora molti rifiutano l'illuminazione. Gli farebbero del male. Sono solo ignoranti e pavidi. Sembri sincero. Ma come faccio a sapere che posso fidarmi? Mi duole persino sentirti porre questa domanda. Bene, ci raduniamo tutti i giorni alla madrassa. Lui viene a parlare e poi ci guida in città perché possiamo purificarla. Posso unirmi a voi? Sappi che la vita che seguiamo non è facile. La nostra opera impone il sacrificio. Comprendo. E allora vieni all'incontro. Vediamo quanto forte sei veramente. Incontri quotidiani all'interno della madrassa. Ok, sarà questa la madrassa? No, non credo. La mia famiglia è malata e morirà. Va bene, allora. Qua c'è un punto d'osservazione. E a questo punto, quanto abbiamo? Abbiamo 4 indagini, sì. Quindi ne mancano 2. E abbiamo 4 punti panoramici e 5 soccorsi. Ma non ho fatto nulla! Non ho fatto niente, ragazzi! Vabbè, per fortuna andavo ad un punto d'osservazione, quindi buona. Però ecco, secondo me i punti di mappa liberati dai soccorsi sono meno stronzi. Magari ho anche fatto qualche prova, qualche indagine. Senti, io mi devo arrampicare. Come rimaniamo? Come facciamo? Come ci si organizza qui? Qua ti arrampichi? No, non si arrampica. Non si arrampica. Guarda qua, guarda qua che fiumara di gente. Cioè, ma sono così importante per voi? Mi volete tutti morto. Vai su, bravo, bravo, bravo. Così ti voglio, così. C'è anche la bandierina, che tanto non serve a nulla. Bravo. Ma no! Ma no, ma sei un sei un emerito coglione proprio. Sei un emerito coglione. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Ora sicuramente mi lanceranno qualcosa addosso e mi coglieranno. Sicuro. Oh, neanche il tempo di farglielo fa che l'han fatto. Neanche il tempo di dirlo. Forse di qua è più semplice. Non gira. Niente, rifallo da capo, no? Ma guarda qua, ma sembrano delle scimmie su un albero. Madonna, ragazzi. Ma non è possibile. Non è possibile, oh. Dai, ma sta diventando veramente clamoroso sto gioco. Poi non hai appigli perché non li hai.
non hai nessun cazzo di appiglio. La scala ovviamente non ci va. Alla scala non ci va. Guarda qua per agganciare una scala quanto ci vuole. Ho perso quasi metà vita per provare ad arrampicarmi in un posto. Poi lo schermo diventa bianco e nero. Fa un po' come cazzo gli pare. Bra, meno male. Vai, e si va giù, e si va giù, e certo! Certo che si va giù! Mamma mia, ragazzi, che sbocco! Cioè, ma io non posso per un punto d'osservazione del cazzo! Cioè, fa tutta sta cacciara qua! Ma non esiste! Cioè, non è umano! Adesso mi tocca nascondermi, poi salgono, esco e mi rivedono. Perché tanto sarà così. Madonna. Che stress. Cioè, ma sono stati forse in 17, tipo. Dio mio, ragazzi. Via. Famo sto punto. Che stress. Madonna. Che stress. Stress veramente infinito. Dai, calati. Forza. Sto perdendo un casino di tempo a fare tutte ste robe. Borseggio. Ecco, scontro aperto, non ho fatto nulla. Non ho fatto niente. Non ho fatto esattamente nulla. Scontro aperto. Allora facciamo il soccorso. Che vi devo dire? Comunque sta sbarrellando il gioco. L'audio è palesemente in ritardo. Statemene tutti lì. Sentite che ripete il file audio? Lo sentite? Sì, sta palesemente sbarellando sto gioco. Che ce n'ha sempre uno ogni volta che lo gioco. È in ritardo e duplicato. Via.
Sentite qua! Vai, fuori. Madonna, 7 sono. Fuori un altro. Fuori. Fuori. Ecco, cioè, ovviamente se ne aggiunge un altro, no? Non ti bastavano quelli di prima? Dai, più 2. Ti prego, dopo questi basta. Oh. Dio sia lodato, mi avete salvato. Dai, è inascoltabile. 4 su 8. Adesso mi devo anche nascondere. Mi devo nascondere, devo anche riavviare il gioco, pensate un po' voi. Allora, avete visto come eravamo ridotti? Bene, e ho dovuto per forza riavviare il gioco, ragazzi. E anche il computer, ovviamente. E siccome mi sono altamente rotto il cazzo, detta così tra di noi, finiremo il gioco solo con il commentario, con l'audio. Il video poi lo riprenderemo da Assassin's Creed 2. Bello, bello. Così anche nell'editing ci metterò di meno. Beh, anche perché è un gioco abbastanza lungo questo. E poi con la facecam riprenderemo da Assassin's Creed 2, perché ragazzi, se no non ci si fa. Un s'affronta proprio. Qua c'è un borseggio. E evidentemente non lo vogliamo fare perché ragazzi, siamo praticamente nello stesso punto di prima. Sto qua, si è lanciato sotto, bravissimo. Vai. Andatemi a cercare. Ok. Il re cristiano parla palesemente di Cristiano Ronaldo. Devono pagarne il Dio. Dovunque vadano, ti lasciano dietro una scia di sangue. Dicono che è una crociata. Una crociata. Scusate. Per l'ignoranza, la violenza, la follia. Dobbiamo resistere. Dobbiamo combatterli con ogni mezzo. Il re inglese con la sua armata di marrani ha spinto a tutti, lasciandosi alle spalle solo morte. Aladdin si dirige contro di lui affinché questi atti barbarici siano vendicati. Ok, fatemi sedere un secondo e fatemi vedere dov'è il borseggio. Lui ci guarisca e ci conceda la vittoria. Ok, devo passare di qui. Però c'è, cioè, sti qui ragazzi non contorrompono il cazzo. Marcerebbe su Gerusalemme. Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia l'opportunità. È lui. È nostra. E lo è sempre. Abbiamo trovato il posto. È come l'avevi descritto. Sospetto che voglia occuparsene di persona. E alla svelta. Questo borseggio sarà difficilissimo, ragazzi. Sì, è più prudente. A dire il vero, sarò felice quando questa storia sarà conclusa. Presto, amico mio, presto. Oggi dovremmo mettere l'ultimo alle fiamme. Giovane, vieni qui.
Hai ancora la lettera che ti ho dato? Sì. Vai a consegnarla, dunque. Troverai colui a cui è destinata nella madrassa. Dia lode a Salah al-Din, che ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannate, è per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli vorrebbe spazzarci via dalla faccia della terra. Dobbiamo resistere. Basta, sti qua. Sono stato molto fortunato. Si spinge a tutti, lasciandosi alle spalle solo morte. Salah al-Din si dirige contro di lui. E ridai. Guardate che Dio lode e proce a lui. Ci ne vuoi nei mesi due? Ma ecco, no! Ecco, adesso io mi devo incazzare per forza. Che senso hanno sti barboni di merda? Sti barboni di merda, perché sono barboni di merda, che mi fanno andare addosso alle guardie per farmi ricercare. Che la Ubisoft mi può spiegare che cazzo di senso hanno? Mi può spiegare la Ubisoft il senso di questo? Per favore, raga! Cioè, guardate quanto tempo sto perdendo dietro a cazzate! A cazzate! A cazzate! A cazzate! A mere e infinite cazzate! E adesso devo tornare su e rifare tutto fottutamente da capo per un gioco di merda! Per un gioco del cazzo! Guardate qua quanti cazzo sono. No, vabbè, ragazzi, ma è indecente. Ragazzi, io non ho parole. Cioè, veramente, non esiste. Cioè, l'ho già detto nella prima parte, quando c'era e non c'era la facecam, che una cosa così non esiste. Sti coglioni, sti barboni di merda che ti mandano addosso le guardie. L'avevo seguito fottutamente fino all'uscita. E niente, non serve. Perché adesso ci sono anche barboni di merda. Non basta le guardie, non basta le task, no. Ci sono anche i barboni di merda. I barboni, ragazzi! I barboni che ti spingono via! Ma mi volete spiegare che senso hanno in sto gioco i barboni? I fuochi della guerra distruggono la terra e migliaia di vite vengono sacrificate in sua difesa! Sembra una tragedia! Ma io dico che questo è un onore! Morire al servizio di Dio! Combattendo per ciò in cui crediamo! Ecco! Vai! E ricomincia la rumba! Ricomincia la rumba, raga! Ricomincia la rumba! E si deve scappare di nuovo! Madonna, che sbocco! Che sbocco di gioco! Che sbocco di gioco! Non vedo l'ora che finisca, ragazzi! Guardate, mi metto a giocare a Valhalla piuttosto. Che sbocco di gioco del cazzo che è! Ragazzi, ma una cosa così non l'ho mai vista! E non giocate di giochi brutti! Perché non giocate di giochi brutti? Non giocate tanti, diversi! Se Riccardo dovesse prendere Giaffa, non ci sarebbe modo di fermarlo! Marcherebbe su Gerusalemme! Dobbiamo fermarlo prima che ne abbia... Però così, ragazzi, è clamoroso! Quella città è nostra e lo è sempre stata! Se
Sarete nostro dovere difenderla fino alla morte. Incrociati devono essere annientati. Siate cauti, amici. Lo Shaitane ovunque. Guardite, in attesa. Egli ci testa di continuo. Siate forti! Forti come Saladin! E contrastate i nostri nemici con qualunque mezzo! Ragazzi, io veramente non c'ho parole, non c'ho parole! Cioè, ma non è possibile! Maledetto il re cristiano e la sua armata di infedeli! Essi vanno contro la volontà di Dio e devono pagarne il Dio! Ecco! Ecco, no? Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! Ancora sti barboni del cazzo! Per un borseggio di merda! Un borseggio di merda! Un fottutissimo borseggio! Un borseggio di merda! Un borseggio! Ripeto, un borseggio! Adesso che la piazza è libera mi fate borseggiare, vero? Che due coglioni. Cioè mi levate anche... Dio mio, guarda. Madonna, che rabbia. Fatemi perdere la sincronia. Ma la perdo volentieri, guarda, la sincronia. La perdo volentieri. Che roba, che roba. I barboni del cazzo, capito? I barboni del cazzo. Madonna. Madonna, è come ne incontro uno lo ammazzo, davvero. Zero pietà, zero pietà. Zero pietà, ragazzi. Avete visto? Zero pietà per davvero. Allora facciamo. Cioè, ragazzi, non esiste. Non esiste, non esiste davvero. Cioè, non è reale una cosa così. Non ha neanche una logica, secondo me. Non ha una logica. Cinque su sette. Oh, mamma mia, mamma mia. Cioè, ste indagini non stanno diventando sempre più difficili, perché sono sempre quelle. Sono irritanti. Perché loro, l'ho già detto, non fanno. Non è che la difficoltà è dentro la missione. È fuori dalla missione la difficoltà. Forza, su. Non te ne sei ancora accorto, sappi che hai già perso in partenza. E non li ammazza, non li finisce, non li finisce. Non li finisce mai.
forza. Ovviamente chi è che finisce l'ultimo? Prego, vaffanculo. Grazie. Troverò il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. Ovviamente lo scontro mica è finito qui. Mica è finito qui lo scontro, no. Per fortuna qualcuno mi ha voluto bene mettendo una panca qua. La città è nostra e lo è sempre stata. È nostro dovere difenderla. Alzati, coglione. I crociati devono essere annientati. Siediti. Alzati. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. E non lo finisce. Vabbè, nemmeno devi dare altre? Dimmelo. E niente, non l'ha finito. Ovviamente. E non sono finiti, raga. Altri tre. Siete passato proprio al... Madonna, che sbocco. Cioè, sta cominciando veramente a diventare non divertente sto gioco. Che cosa è successo? Sarà in ritardo. No, ancora sti qui. Madonna, che odio. Che odio. Sti barboni di merda. Non puoi stare qui. Vattene. Vattene tu, se no ti faccio andare via io. Cioè, io sarò abituato male, ma sono abituato a giochi che diventano più difficili veramente in altro modo. Così non si spiega, non si spiega. Cioè, veramente troppo irritante. Troppo, troppo. Meno male abbiamo quasi finito, perché... cioè, non si sopporta più. Non si sopporta più. Che gli prende? Vi prego, avete qualcosa da darmi? Sono povera, malata. Altro punto. L'ultimo. Sperando che non mi rompano il cazzo, ma tanto succederà così per forza. Allora, no, cazzo, mondo, se non ti... Ma sparisci prima che ci pensi io. Adesso ricercatemi, forza. Vattene da qui. Tanto non mi chiappi. Perché tu arrivassi fin qua su saresti veramente clamoroso, zio, eh. Oh. Ma gli estremi, ripeto sempre, estremi rimedi. Soccorso. Meno uno ce lo siamo tolti dal cazzo. Manca un'indagine e qualche soccorso.
Ma no, no, ancora lui qua, ancora lui. Cioè lui, loro. Perché non girate i tacchi e venite? Non ho fatto niente. Forse Barbara ce la mustache. Madonna, c'è già in 4.000 da. Ma oh, vabbè. Cinque bastano, vero? No, perché poi ne verranno altri, giustamente. Culo, vai. Prova informatore un'altra. Però il modo di ricambiare questa cortesia, lo giuro. 7 su 8 soccorsi fatti. E ce n'è due lì. Ce la facciamo a finire queste ultime due cose senza dover sbottare lo sbottabile, per favore? Chiedo. Mi potresti anche rendere anonimo, per favore? Ok, vabbè, c'è da fare così, ho capito. Se no, non lo capisci. Altair, il tuo nome... Bandierine? ...bocca di tutti in questi giorni. E una volta tanto per tessere le tue lodi. Sei davvero cambiato, perciò forse sarai disposto a farmi un favore. Jubaira ha soldato dei mercanti per spiare la cittadinanza. Pancarelle? Gli forniscono nomi in cambio di denaro. Renderesti un gran servizio all'intera città se potessi trovarli e distruggere le loro bancarelle. Oh. Questo metterebbe fine alle loro malefatte. Che devo fa? Ho scelta? Non ho scelta. E Polco, sparisci prima che ci pensi io. Non capisco cosa stia cercando di fare. A quanto pare avete le idee chiare. È una cosa che fanno i clienti. Verso Zarta, ragiona, mi sa. Il merce migliore di tutta questa terra. Che cosa vuoi? Uno. Attenzione. Chi me vuoi nei miei chiossi? Non puoi fuggire. Due. Che Dio abbia pietà della tua. Vieni qua. Mi serve lui. Vieni, nemiche. Perché fatto da dire? Ma no, m'ero divincolato. Non riuscirai a sfuggire. Oh, ma ce la fai a guantarne uno? Che ovviamente adesso li uccide, no? Oh, vaffanculo.
Ho 1:30 per scappare, è un'eternità. Non può essere lontano. C'è anche il barbone, giustamente, perché vuole la sua parte il barbone, no? Ce la fai ad andare da sopra? Che meccaniche rotte, veramente. Cioè che roba. Ti prego, adesso. No! No! Ma no! No! Ma 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 chi te l'ha detto di fare così? 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 Chi cazzo te l'ha detto di fare così? Chi te l'ha detto? Mi vuoi dire chi cazzo te l'ha detto di fare così? E non vedo l'ora finisca sto gioco di merda! E non vedo l'ora finisca! E non vedo veramente l'ora che finisca sto gioco! Perché io non ne posso più! Io non ne posso più! Non ne posso più! Non ne posso più! È un bug continuo! E mi ero messo dentro, ovviamente! Mi vengo visto prima di mettermi dentro! Ma che roba è? Ma che schifo è sto gioco! Cosa ci fai? Uno è ripetitivo a manetta, perché è fottutamente ripetitivo. È una di una ripetitività unica. Fai sempre la stessa cosa con sempre più cazzi nel culo, perché questo è sto gioco, basta, non è altro. La fisica che non corrisponde ai comandi. È incredibile! Guardate qua, me li devo ammazzare tutti! Avevo fatto la missione pulita! Pulita! Che più pulita non si poteva! Cosa succede? Sto gioco di merda! È facile adesso, vero? È facile, brutta testa di cazzo! Cioè, ma uno non si diverte non si diverte nemmeno! Uno non si diverte nemmeno! A stare dietro a dei bug che non hanno senso! Mi ero buttato dentro, ma ha buttato giù! Mi ero buttato dentro! Ero sparito se entravo dentro! Ero sparito! Provateci soltanto! Va bene, va bene, va bene! Devi agguantare quello! Devi agguantare quello! E lo uccide! Sappi che hai già perso.
Agguantalo, 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 agguantalo. Che due coglioni! Dai! Godo! Godo! Vediamo se sei bastardo un'altra volta! Vediamo! Vediamo se sei bastardo un'altra volta! Adesso ti butti dentro e stai zitto. Non mi cacchi il cazzo. Cioè, ma non è possibile. Non è possibile. Quest'oggi hai fatto una buona azione, Altair. In cambio ti dirò ciò che so. La tua vittima designata indossa abiti simili a quelli dei suoi seguaci, ma c'è qualcosa che lo distingue da loro. Le sue vesti sono ricche e dorate e porta con sé una grossa borsa. Trovalo, fratello. Fagli provare cos'è il dolore. Cioè, ma si può sboccare per un gioco di Assassin's... cioè, un Assassin's Creed del 2007? Ma si può? Cioè, ma se lo aggiornate, aggiornate anche le meccaniche... aggiornate anche il resto! Perché così è ingiocabile! Per fortuna li ho uccisi tutti prima! Indagini completate, vaffanculo. Adesso non lo vado a uccidere. Non lo vado a uccidere perché sono troppo incazzato. Sono troppo incazzato e mi rovinerei la fine del capitolo. Sono troppo incazzato. Veramente, troppo. Riapro un'altra live domani. E facciamo anche acri perché così, ragazzi, non lo reggo, non ce la posso fare.